Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Monica Vlog. Ragazzi, non avete idea di quanto io sia stanca. Allora, aspettate, eh. Non mi sono truccata perché non ne avevo voglia e poi, siccome mi sono arrivate delle cosine che ho ordinato ieri con i saldi di Amazon, e le voglio provare subito, quindi ho detto: ma sì, ma chi se ne tanto, cioè, voglio dire, tanto mi avete visto in tutti i modi, in tutte le salse, quindi quando voglio truccarmi mi trucco, quando non ho voglia mi prendete così, tanto c'è nulla di male. Allora ragazzi, vi racconto un po' di cosine degli ultimi giorni, un po' di novità. La novità più grossa: allora, ieri dovevo andare, scusatemi, ma mi sto massaggiando perché mi fa male il collo. Ieri dovevamo andare a fare la visita dal chirurgo plastico per avere l'ennesimo parere, perché sinceramente ragazzi, ho ste tette, cioè vorrei cercare di fare del mio meglio per stare me il meglio possibile, e invece ultimamente, cioè, vabbè, nel vlog non ho voglia ora di starvi a raccontare tutti i particolari, però mi sembra di avere due sassetti duri qua che tirano da morire, quindi tra l'altro ho preso appuntamento anche dalla fisiatra per vedere di fare un po' di fisioterapia proprio specifica con la fisioterapista, quella specializzata per chi è stato operato al seno, perché la pelle sta tirando nonostante la tenga super idratata, super morbida. Chiusa parentesi. Morale della favola: avevamo l'appuntamento alle 6:20 a Pisa, siamo partiti alle 5:30 perché mio marito prima non poteva per problemi di lavoro. E che è successo? Che di solito un'oretta basta, per andare a Pisa. Incidente sull'autostrada, vediamo il cartello, code di oltre 1 chilometro, quindi si è detto: no, qui usciamo perché altrimenti rimaniamo bloccati in autostrada. Siamo entrati nella strada normale, però capite voi che un quarto alle 6 del pomeriggio c'è il mondo a giro per la strada. Noi la chiamiamo la strada normale, io non so nelle altre parti d'Italia come le chiamate le strade non autostrade, forse strade urbane, no, noi qui si dice per la strada normale. E, cioè, un casino, traffico, gente che andava a 20 all'ora. E quindi niente, ci siamo. Poi ieri sembrava la giornata del disastro totale tecnologico, cioè avevo salvato delle cose su Google Map, non le trovavo, il navigatore collegato con la macchina, che con l'automobile, cioè io mi rendo conto che parlo in toscano, vabbè, se non capite qualche parola, ragazzi, me lo chiedete, che vuol dire? Insomma, che non funzionava il navigatore. Quindi, cioè, funzionava, ma era rimasto lì bloccato, quindi mio marito stava seguendo una strada che era sbagliata. Cioè, un casino, un casino, un casino. Alla meglio poi ho detto: guarda, spegni il navigatore, tanto a Lucca ci sappiamo andare. Dice: sì, ecco, andiamo a Lucca intanto. Poi da Lucca praticamente noi per andare a Pisa Cisanello, perché ci sono due ospedali a Pisa, uno è il Santa Chiara dove sono stata operata, che ci si arriva benissimo facendo tutta autostrada fino al mare e poi facendo l'Aurelia, mentre il Cisanello di solito usciamo a Lucca e facciamo la strada normale passando dal foro di San Giuliano e di lì tutte le volte si passa dal paese natale di mio padre. E è più diretta, diciamo, come strada, e mi piace anche di più. Il tempo è lo stesso, quindi si è detto: vabbè, si va a Lucca. Siamo arrivati a Lucca, anche lì casino, traffico. Nel frattempo, io che cercavo di chiamare Pisa per avvisare che c'era stato questo problema, perché ho detto: se a volte succede che sono in straritardo, e quindi vabbè, il problema non si pone. Niente, il numero da cui ero stata chiamata probabilmente è uno di quei numeri solo in uscita, e infatti non mi rispondeva nessuno. Morale della favola: alle 6:25 mi telefonano e noi eravamo dentro la galleria praticamente del traforo di San Giuliano. Mi telefonano da Pisa e sta tipa mi fa, diceva, ha detto: guardi, io ho tentato di avvisare, ma noi siamo a San Giuliano. Ho detto: il tempo da arrivare. Sento che confabula col dottore. Il dottore dice: no, spostiamo l'appuntamento, perché il dottore va via e non aspetta.
Ora voi direte che stronzo, sì, lì per lì anche io ho detto, però potevo anche aspettare, però ripensandoci, magari quello si era alzato alle 5 la mattina, aveva operato tutta la mattina e sicuramente per lui ormai aveva voglia anche di andare a casa. Noi sicuramente da lì fino ad arrivare all'ospedale minimo 20 minuti c'erano, quindi niente, siamo scesi giù a San Giuliano, abbiamo fatto dietro fronte. E quindi si è detto, vabbè, che si fa? Si fa un giretto nel frattempo. E quindi ho detto, guarda, è tanto che ho voglia di fermarmi a Santa Maria, nel paese di mio padre, voglia di fare un giretto e poi a me piace da morire il cimitero di Santa Maria del Giudice, proprio mi piace tanto perché è un cimitero, c'è anche una parte più nuova, però c'è proprio la parte all'entrata che è vecchia, con le tombe vecchie. Infatti ho fatto anche uno short, ve l'ho postato qui sul canale e anche su Instagram ho postato i video. Mi piace veramente tanto. Poi è lì con tutte le colline, le montagne. Cioè, secondo me è un posto stupendo, meraviglioso. E quindi che si è fatto? Siamo andati a fare una girata al cimitero. Oltretutto, poi ovviamente sono andata alla tomba dei miei nonni paterni, sono andata alla tomba della bisnonna. Che io me la ricordo, mi ricordo quando avevo 5 anni il funerale e poi ogni volta che andavamo a Lucca a trovare i nonni, il babbo mi portava sempre dalla bisnonna perché era legatissimo lui alla sua nonna Giulia. Niente, si è fatto sto giro, si è detto vabbè, ora si va a mangiare fuori da qualche parte perché poi nel frattempo era le 7. Allora io avevo un ristorante salvato fuori Lucca che me l'aveva consigliato lo stesso ragazzo su Instagram che mi aveva consigliato anche Surreale in centro a Lucca e niente, chiamo, chiuso. Quindi telefono alla mano, ho detto vabbè, guardiamo tutti i locali che mi sono più o meno salvata che mi interessavano, chiuso, chiuso, chiuso. Praticamente erano tutti chiusi di martedì. Lui dice, andiamo a Lucca, proprio in centro, qualcosa si trova. Io ho detto, no, ma guarda, io non c'ho voglia ora di andarmi a infognare nel centro storico, il parcheggio e vai. Quindi, niente, siamo ritornati in qua. E nel frattempo poi si è detto, ah, proviamo dai Quattro Elementi, che è un altro locale carino. Ormai ero tutta cambiata, tutta bellina, tutta truccata. Ho detto, ah, e poi avevo voglia di un locale carino, no? Avevo voglia di andare in un posto così, perché noi di solito spesso andiamo nei ristoranti qui vicino casa, che ci si sta bene, ma sono molto alla buona, no? Io avevo voglia di un posto un po' più, mi ero fatta l'idea di mangiare zona Lucca o a Pisa, insomma, niente, c'è stato verso, tutto chiuso, anche a Quattro Elementi, che è quello un po' più scicchettino, era chiuso. Il martedì sono tutti chiusi. Insomma, alla fine abbiamo trovato un ristorante che non avevamo mai provato, che c'era stata la mia amica Rosa e non siamo stati male, però ecco, nulla di che. Vabbè, e questa è stata la serata di ieri. Non vi dico quanto mi sono stancata, infatti anche oggi ho dolore al collo, ragazzi, perché comunque ieri sono stata un po' sballottata in automobile. E poi lì con la testa giù sul telefono a cercare, e mi dà anche abbastanza fastidio. Insomma, oggi sono un po' acciaccatella. Poi stamattina ho anche registrato due video per il canale SMR, quindi sono un po' stanchina. A proposito, vi faccio vedere un'anteprima che sul canale SMR hanno visto solo gli abbonati. Da-da! Allora, basta, non vi faccio vedere altro. Qui sul canale c'è il video in cui realizzo il ritratto a questa ragazza, oddio, ad Arianna. E poi sul canale ASMR invece uscirà il video che ho fatto stamani in cui trucco con vero make-up il ritratto che ho realizzato. Vabbè, quindi avete un mega spoiler che sul canale di là ce l'hanno solo gli abbonati. Bon, poi che cosa vi volevo dire? Che questo è un video dove è un calderone, c'è un po' di tutto. Vi volevo dire vi volevo consigliare due film. Noi li abbiamo visti su Amazon Prime. Abbiamo sia Amazon che Netflix, ovviamente. Cioè, ovviamente Amazon Prime ce l'abbiamo perché cioè, ormai una volta provato per me è di una comodità assurda. E poi abbiamo anche Netflix. Però di solito su Netflix è più facile che guardiamo le serie TV e
su Amazon Film. Allora, abbiamo visto in questi ultimi giorni due film che vi straconsiglio. Uno è Corro da te, carinissimo, con Miriam Leone e Pier Francesco Favino, che è il remake di un film francese che avevamo già visto. Un remake abbastanza fedele, ovviamente lo stile italiano è un pochino diverso dallo stile francese, entrambi carini però ragazzi, cioè Miriam Leone è di una bellezza, è una bellezza, cioè è una donna veramente stupenda. Voi dite sei lesbica? No, non sono lesbica, però non è una questione di essere, non è una questione sessuale, ecco, è proprio bella, punto. E poi, vabbè, anche se fossi lesbica non vorrebbe dire nulla, però dice sì, vorrebbe dire, mi sto incartando. No, vabbè, a parte questo, è una bellezza che va oltre l'attrazione sessuale, secondo me. E poi c'è Pier Francesco Favino, che insomma anche lui, secondo me, non rientra proprio nel mio canone di bellezza maschile, ma è di una bravura, cioè lui veramente fa di tutto. Fa le parti da ridere, le parti drammatiche, cioè è veramente versatile, bravo, cioè molto carino. Se volete passare un'oretta e mezzo così, in modo simpatico, carino, poi c'è Piera, l'ultimo film che ha girato Piera degli Esposti, che è di una, vabbè, era meravigliosa. Poi, altro film che invece abbiamo visto ieri l'altro sera, che quella è una mazzata nello stomaco, cioè Piff veramente è un genio. Di solito non ne sbaglia una, ma con questo film veramente, cioè io quando ho visto questo film, che è distopico, l'ho paragonato subito al genere di libri tipo Fahrenheit 451, 1984 di Orwell, cioè che si chiama E noi come stronzi rimanemmo a guardare, e mi ha fatto riflettere molto, perché sicuramente io per prima rientro fra gli stronzi che rimangono a guardare, perché effettivamente quasi tutti noi in qualche modo siamo artefici di questo casino che si sta verificando, ma arriveremo a un punto, cioè alla fine lo scenario che prospetta non è poi così lontano dalla realtà, sì, è un po' accentuato, ma non è così lontano dalla realtà. E quindi secondo me o bene bene o male male o arriveremo davvero a quel punto lì, oppure la gente si sveglierà prima, non lo so, non lo voglio. Comunque un film sicuramente da vedere, fonte di ispirazione. Mamma mia, già 12 minuti. Ok, ora voglio vedere le cosine che ho acquistato ieri, perché oggi ancora fino a mezzanotte ci sono i Prime Day. Poi vabbè, non è che sta roba sparisce da Amazon, c'è ancora, solo che io l'ho. In questi 2 giorni c'erano degli sconti pazzeschi. E quindi io questa roba qua di solito l'acquisto su YesStyle, sul quale ho anche il codice sconto, lo sapete. Però sapete anche che su YesStyle ci sono tempi biblici poi per avere la consegna dei prodotti. E adesso questa marca, sto trovando qualcosa, non tutto, di questa marca anche su Amazon, e ieri era super scontata, per cui l'ho presa. Stamani c'erano delle offerte a tempo nuove, perché in questi giorni bisogna starci un po' dietro, e ho acquistato altre cosine che però mi sembra ve le ho condivise su Instagram. Allora, cosa ho preso? Ho preso della Lacoste SRX la Comfort Ceramide Cream, e la voglio provare subito, perché attualmente, allora, avevo delle creme aperte che avevo comprato non da tanto, che le ho regalate a una signora di 87 anni, perché per me erano evidentemente troppo ricche in qualche modo, non lo so, perché quando uso dei prodotti mi cominciano a venire dei bollicini, vuol dire che la pelle non riesce ad assorbirle, e quindi l'ho regalata a questa signora che ha 87 anni, tutta contenta, si è presa il siero, la crema, il contorno occhi. E stamani ho messo solo la crema solare, però solo la crema solare, che ora non mi ricordo la marca, perché anche di quelle sono 4 o 5, non tutte incigniate insieme. Spesso la crema solare da sola non mi basta, quindi ora voglio provare subito questa, che è una crema alle ceramidi con centella asiatica, spero
specifica proprio per pelle secca, eh? Quindi la proviamo subito, ma di solito io con questa marca vado sul sicuro perché è una marca ottima. Quindi andiamo a provarla subito. E questa l'ho presa come crema da giorno, perché come crema per la sera ho aperto, ho incignato, si dice qui in Toscana, ho inaugurato. Che profumino! Ho aperto un'altra crema che avevo acquistato sempre su Amazon un mesetto fa. Quella è made in Italy, mi sembra molto buona anche quella, però per il giorno è un po' troppo. E quindi, ok, questa l'ho presa per il mattino. Profumatissima, veramente buona. Ora poi insomma si guarderà alla lunga, ma insomma di solito io con la Costa SRX non ho sorprese negative. Poi sempre di questa marca ho preso la maschera notturna. Questa in realtà non è una crema, però è come una crema, nel senso è una maschera che si applica prima di andare a letto. Ovviamente poi quando ve la siete messa non è che vi dovete spiaccicare con la faccia sul cuscino, se no fate il trattamento alle lenzuola, alla federa. E non va risciacquata, cioè ve la mettete e durante la notte agisce. Quindi io di solito la skincare la faccio subito dopo cena. E poi magari prima di andare a letto applicherò questa, però non la voglio aprire subito perché dipende anche da quello che ho in giro. Ora, quella crema che sto usando adesso è bella ricca, quindi questa l'ho ricomprata, l'ho usata quest'inverno e mi è piaciuta veramente tanto. È una crema che io la davo la sera e ecco, magari con questa abbinata con questa vanno bene, secondo me, perché questa non è molto untuosa. Ed è contiene tantissima bava di lumaca. Quando avrò terminato il siero e la bava di lumaca, allora poi reinserirò questa abbinata magari a questa. Queste due vanno a braccetto. Dopo, allora, vi metto tutti i link in descrizione e diciamo, siete ancora in tempo fino a mezzanotte ad acquistare queste cose se vi interessano con i Prime Day. Poi vabbè, da mezzanotte in poi la roba magari costerà un pochino di più, eh. Poi, sempre con i Prime Day, ho preso un altro di questi, della Maybelline. Ora, questo qui non è quello che uso sempre, ma loro lo danno come neutralizer, giallo. Ora, a me tanto giallo, ragazzi, non mi sembra. Però lo proveremo, ma non lo provo ora perché non c'ho voglia, eh. Non ho voglia di dovermi struccare, provo solo il rossetto. Ho voluto provare per la prima volta, perché io che non compro qualcosa di L'Oreal non so quant'è, dice un altro rossetto, sì, perché ce n'ho 200.000 di rossetti e non riesco mai a beccare il colore giusto, quello che voglio. Ora, questo qui, guardate che amore che è. Questo dovrebbe essere, è il 482 Malva, vediamo un po'. Sembra un MLBB. Male. Allora, questo sembra veramente il colore delle mie labbra, ma un pochino più accentuato. È freddo. Gli ultimi che ho comprato, anche l'ultimo che ho preso in tinta labbra è molto caldo. Io ancora, ragazzi, non riesco a trovare la giusta collocazione perché per Giulia sono Asp Cool, per Benedetta sono IPS. Chi si intende di armocromia sa di cosa parlo. Diciamo che entrambe hanno una predominante neutra, però inverno è più freddo e autunno è più caldo, solo che questo mi sembra che mi si ingialliscano i denti. Mi sembra più da IPS che da autunno, cioè io non sto riuscendo a trovare un rossetto nude che non sia né troppo freddo né troppo caldo. Ora poi sono anche senza trucco, sicuramente con una base, però ecco, diciamo che un nude opaco di questo colore, sì, forse non ce l'ho.
anche perché gli opachi che ho preso, quelli di Kiko, sono tutti più scuri, sono tutti più borgogna, più anche aranciato, insomma, sono più meno nude. E anche quelli che ho preso lucidi sono uno molto caldo e uno parecchio scuro, quindi vabbè, ho preso anche questo della L'Oreal, anche questo era scontato per i Prime Day. Poi, che vi volevo dire? Ho comprato altre cose, ma non con i Prime Day. Ho comprato 3 libri, perché mi è venuta voglia di aiutare un ragazzino che c'ha da leggerli per l'estate e c'ha punta voglia. Quindi ho detto, guarda, li compro io, li leggiamo insieme, cioè te li do, li leggi, io me li leggo e poi se ne riparla. Insomma, ho voluto spronare un po' e li ho comprati in cartaceo, li ho presi sempre su Amazon. Uno l'ho preso nuovo e 2 usati, perché vi volevo far presente che su Amazon si trovano anche le cose usate, in varie condizioni. Cosa si intende per usato? Magari libri che vengono consegnati e uno ci ha ripensato e glielo rimanda indietro, loro lo considerano usato, perché comunque è stato aperto e quindi, si trova magari l'usato in ottime condizioni, risparmiato 1 o 2 euro, però di fatto il libro è nuovo. E ho preso, i libri sono Le 8 montagne di Paolo Cognetti, Il colibrì di Sandro Veronesi e La bellezza delle cose fragili di Taya Selasi. Non l'ho scelto io, l'ha scelto il professore di questo ragazzo. Intanto ho letto Le 8 montagne, però il cartaceo l'ho dato al ragazzino e io me lo sono ascoltato con Audible, con Audible. E mi è piaciuto, sì, ma non al 100%. E ora, insomma, c'ho da leggere gli altri 2. Bon, 21 minuti, ragazzi. Io sono stanca morta. Ora chiudo tutto, carico subito il video perché così magari se queste cose vi interessano per l'Amazon Prime avete tempo fino a stasera per ordinarle. E poi mi devo riposare un po', perché io sono cotta. Vi saluto.